Salve a tutti. Ciao. A fine marzo è finita la scuola in Giappone, neanche due settimane e riprende subito. E questo che facciamo vedere oggi è cosa è cambiato per far andare a scuola Miwa dalla prima alla seconda elementare. Poi è tutto il calendario della scuola di secondo anno. Cominciamo prima però col dire che la scuola, per chi non lo sapesse, in Giappone finisce al 20, quando è finita? Il 23 di marzo, una roba del genere, 24. L'anno scolastico in Giappone dura da marzo a marzo, ok? Poi ci sono tante interruzioni nel mezzo, anche se non così lunghe come quelle in Italia. In Giappone non ci sono i tre mesi estivi come ci sono in Italia, che era una roba che mi piaceva un sacco. Tre mesi. Da giugno a settembre. Le vacanze di fine anno, quindi tra marzo e aprile, sono circa due settimane, come abbiamo detto, mentre quelle estive sono circa un mese più o meno, 10 giorni, da fine luglio fino al primo settembre, quando ricomincia la scuola. Comunque primo settembre, quando andava a scuola, per me era eccezionale. Te invece, guarda, era così anche quando andavi a scuola? Te o erano sì, più sì, corte, sì. Più poi lunghe? L'anno scorso era più corto, ferie estive. Perché? Però quest'anno comincia dal primo settembre. Ok, allora Miwa praticamente fa le nostra figlia, per chi non ci conoscesse, fa le elementari e ha finito la prima e adesso va nella seconda. Le elementari in Giappone sono sei anni di elementari, 3 anni di medie e 3 anni di liceo. Tra la prima e la seconda la cosa principale è che deve essere fatta dire questa capa di randosera. Il segno distintivo che si è passati dalla prima, che non sia più in prima, è che questo qua, prima che era sopra, adesso va tolto. Ma come mai questo qui? È perché... Cioè ora non devono stare più attenti? Primo anno devono capire che è cinese, no? Primo anno. Sì, che è il primo anno. Per sì. Far stare più attenti. Aspetta, rimani così, ci si fa anche la copertina, guarda così, che è proprio bellino. Poi, però, il secondo anno non abbiamo bisogno di mettere capa, però... per non far sporcare randosera che ci ha regalato la nonna. Cioè. Sì, che perché ora a parte che questo l'ha regalato la mia mamma, però comunque sia, è come dire tradizione che siano i nonni che comprino questa, che costa tra l'altro 60.000 yen, più o meno, quindi 450 euro per tutti i 6 anni. So, per tutti i 6 anni, 6 anni deve usare, quindi mettiamo cavallo ancora. Tra l'altro questo qua, vedete, è sponsorizzato da Coop, e Coop è uno di quelli che ti porta il cibo a casa, insomma, è sempre... Come mai l'ha sponsorizzato Coop? Comunque questo qua ancora regge bene, lo capirai, dopo un anno c'è tutto quanto, ok, qui c'è scritto Miwa Vittoria, vabbè, regge bene ancora. Sì. Quindi questo è una cosa adesso. Beh, ecco qua, questo. Poi, questo mi fa ridere il fatto che per farsi riconoscere bisogna fare un anno solo. Poi ci dice che controllate per bene che mancano tipo colori, matita colori. No, bisogna fare il check. Senti, ma quella regola che deve bere un brick di latte c'è sempre? Che deve, perché no. Se abbiamo fatto un video l'anno scorso in cui dicevamo tutto quello che serviva per andare a scuola, e tra i vari requisiti che il bambino per entrare a scuola doveva avere era quello che fosse capace di bere 120 ml di latte, che era una roba del genere. Sì. Poi va cambiato il nome. Questo non è. Ah, non è? So. C'è scritto già cambiato. Okay. Questo vedete quando poi vedete nei cartoni animati, negli anime, no? Tutti questi bambini. Questa che la usa per fare sport? So. Vedete? Ah, c'è anche scritto anche sotto? Comunque è scritto qua, che c'è scritto qua. Ninen Nikumi Namiki Miwa Vittoria. Ecco qua. Quindi vuol dire praticamente secondo anno, secondo gruppo, Miwa Vittoria Namiki. So. E qua uguale questo qua che abbiamo. ZZ che starebbe? Ninoni. Ninoni? Perché? Ah, Nikumi, ok. Nikumi. Amiche mie, perché qui non c'è scritto Vittoria? Poi è scritto così. Cambierà anche le insegnanti o no? No, questa volta no, però qualche classe sì.
anche te quando andavi a scuola come me avevi un insegnante solo per tutti gli anni o no? No. Il primo e secondo era uguale, però terzo cambiato, anche quattro cambiato e cinque e sei erano uguali. Io invece ho avuto la solita maestra dalla prima alla quinta, sono 5 anni in Italia. Ah, il cappello non è più giallo? Anche sì. Ah, ok. Poi anche questa parte di gomma dovevamo cambiare. Ah, per... Perché devi cambiare? Perché niente, no. Ah, no, perché è allungato, no. Okay. Ma se fai così ancora, ammettilo. Ancora allungano. Sono uno studente di elementari. Ancora allungano, cioè praticamente. E come mai, scusa, questo qui rosso e quell'altro giallo? Che anche giallo? Perché... Giallo, questo è per sport. Ah, ok. Bianco e rosso. Ora c'è il cappello giallo che è di là, che si mettono, che voi praticamente quando alle 8 e 17, adesso quando è? Prima era alle 8 e 17, adesso a che ora è? 8. Perché prima era alle 8 e 17, si dovevano trovare sotto il palazzo tutti i bambini, come avevo detto, che poi vanno tutti a scuola insieme. Sì. Capisce che tutti con lo zaino eccetera, ma prendilo, sì. C'hanno tutti questo cappello giallo, sono proprio frotte di bambini che si spostano dalle loro case tutti insieme con questo cappello giallo che adesso va a prendere Yuri. Come mai dico, perché prima era proprio le 8 e 17, eccolo qua, questo è il cappello che tutti i bambini indossano ogni mattina. Poi ci ha chiesto di lavare quel tubo di pianica. Il pianoforte a fiato, insomma, sì. Qui che abbiamo invece? Preparazione, così. Poi questo è il calendario di scuola. Ah, e che c'è scritto praticamente? Tipo grammatica, ad aprile, sì. Il 6 comincia la scuola. C'è anche Nyugakushiki, che è la cerimonia di apertura dell'anno scolastico che abbiamo fatto l'anno scorso e che noi abbiamo fatto l'anno scorso per la prima volta, ma che sostanzialmente c'è ogni anno. Cioè praticamente sono due cerimonie in questo periodo. La prima è quando finisce la scuola, che è Sotsugyoshiki, cioè la cerimonia di diploma, diciamo, che poi è la fine della scuola, perché Sotsugyo ha diverse accezioni. Anche quando ti diplomi e ti lauri è Sotsugyo, però usano questo termine anche per la fine di tutto quanto. Nyugakushiki invece, Nyugaku vuol dire entrare a scuola e Shiki vuol dire cerimonia. Sotsugyo Shiki, quindi cerimonia di diploma, e Nyugakushiki, entrata a scuola. Sono due cerimonie molto importanti, soprattutto Nyugakushiki per chi arriva in quella scuola lì. E si dice Nyugakushiki anche per l'università. Scusa, anche l'università, tutto comincia a questo periodo, l'università compresa, scusa. C'è Hikitori Kunden di sabato. I genitori devono andare a prenderli, perché quando a caso di emergenza deve andare alla scuola. Ah, quindi genitori. È quello che bisogna capire, come si fa in caso di emergenza. So, okay. So. Se è il terremoto, insomma, cose così. Poi a maggio c'è gita. Non so dove vanno. Poi 20 luglio finisce la scuola. Facciamo vedere un attimo. Ok, ecco, questo qui è tutto lo schedule. Poi Kyushoku ovarito, per me è importante. Perché? Perché devo preparare mangiare, bento, sì, no? Esatto. Kyushoku sarebbe servizio mensa, diciamo così. Abbiamo fatto un video perché sono i bambini, questo qui è vero, non so se a parte le cavolate che a volte nei post su Facebook si vedono, però sono proprio i bambini che servono i loro compagni di scuola. Poi a settembre c'è Ndokai. Ndokai sarebbe praticamente un evento in cui si fa sport. Tra l'altro c'è anche proprio la festa dello sport. Quando è Undo no Hi? È proprio festa nazionale. Non so, non è. Comunque. Kono hi jan. C'è. Kokonoka, 10月 no secondo lunedì. Secondo lunedì di settembre, sempre? No, ottobre. Ottobre, scusa, ok. Va bene, poi che poi, cosa? A novembre c'è Ongakukai. Kai vuol dire incontro, aggregazione, insomma, quindi Undo è lo sport, Ongaku è la musica, quindi è il giorno della musica, quindi... Ma perché suona qualcosa, amico? Sì, penso di sì. Ah, ok. Ma da ora in poi inizierà a suonare? Però come pianica dopo... A pianica, ok, però lei va a pianoforte privatamente, ma magari suonano il mandolino a scuola. No. Come suonavate, che erano 28 mandolini in classe, non ho mai visti così tanti mandolini insieme, neanche a Napoli li abbiamo mai visti. Stavo facendo in Giappone. Poi fine del novembre, inizio del dicembre c'è Jikyuso Taikai. È la corsa gamba. Ah, quella dell'anno scorso. So. Scusa, come si chiama questo qui? Jikyuso? Jikyuso.
GQ, ah, so vabbè, è Hashiro, Tai Kai. So. Okay. Poi di 25 dicembre finisce la scuola. Sì, per noi finirà prima perché magari andiamo in Italia prima. E il 9 gennaio inizia. Inizia, ok. Poi c'è anche Kakizome Tai Kai. Anche questo, Kakizome praticamente è, la, sì, è il primo shodo dell'anno, cioè shodo è la calligrafia tradizionale giapponese, e Kakizome è la prima volta che tu scrivi shodo dell'anno. E questo Tai Kai, anche qui, che tai vuol dire grande, e Kai è sempre il solito Kai. Poi a marzo c'è un saluto per il sesto grado. Ah, perché quelli del sesto grado vanno via, cioè si diplomano definitivamente, finiscono elementari, quindi li salutano. Il 25 e 22 c'è Sotsugyoshiki. La cerimonia di diploma, mettiamola così. Poi il 25 finisce. Però per esempio ora apro un'altra parentesi su Sotsugyo per dire, no, questo qui quando fa conto anche nelle idol, no? Qualcuna abbandona il gruppo, qualcuno abbandona il gruppo, eccetera, dicono Sotsugyo. Cioè è una parola un po' molto varia, ecco, nel senso che si può usare in diversi contesti e sempre per dire finisce qualcosa. Poi il 25 finisce l'anno della scuola. Quindi 25 marzo 2024 finisce la scuola. E poi ricomincia tipo 6 o 7. Quest'anno comincia il 5, vedo. Sì. Il 6. C'è qualcos'altro che devi far vedere? No. Se avete qualche altra curiosità su appunto la scuola in Giappone, abbiamo fatto diversi video alla fine. Piacerebbe rifare alcuni video un po' più vloggati così. Datemi dei suggerimenti. Poi io adesso sono sempre in viaggio, quindi è veramente difficile. Se volete seguire quello che faccio, seguitemi su Facebook, sul secondo canale YouTube e su Instagram, dove praticamente pubblico tutti i giorni. E lì c'è proprio la vita in Giappone di tutti i giorni. C'è anche lei su Instagram, poi anche se non posta niente. Posta i backstage di quando andiamo a fare i video. Mm? Comunque, a parte questi video appunto sulla scuola, quello che vedete, un po' di suggerimenti scrivetemi lì sotto. Vi voglio ricordare, sono tutti i viaggi che potete trovare nel mio sito, anche in Vietnam, eccetera, e poi tutti i social che ho detto prima. Ora il video lo finiscite. Quindi se vi è piaciuto questo video, okay, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Poi iscrivetevi anche a viaggio. Va bene. Ci vediamo al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao.